Per FMTV Stefano Capponi, oggi le nostre telecamere si trovano a Castel di Lama, precisamente in via Roma. Alla nostra sinistra sono stati tagliati degli alberi pericolosi, come potete vedere, alberi che ostruivano il passaggio alle persone, soprattutto mamme con i passeggini, persone con la sedia a rotelle, persone anziane. Quindi il sindaco Mauro Bochicchio, sindaco di Castel di Lama, ha provveduto immediatamente, dopo tantissime lamentele, a tagliare questi alberi. In questo momento, mentre stiamo facendo la registrazione, sono stato fermato dalle persone che hanno detto giustamente, ha fatto bene l'amministrazione a tagliare questi alberi. Vedete, le persone non possono passare qui alla mia sinistra, come potete vedere questa signora con il bambino è dovuta passare alla mia destra, perché qui il marciapiede, guardate, le radici degli alberi che cosa hanno combinato? Hanno rigonfiato completamente il marciapiede. Via Roma, qui a Castel di Lama, ecco qui c'è stato un altro taglio degli alberi, e poi diciamo che questi alberi saranno ripiantati. Quindi un'amministrazione comunale molto efficiente, un'amministrazione comunale, ripeto, guidata dal nostro sindaco Mauro Bochicchio, sindaco di Castel di Lama. Restituisco la linea studio e ascoltiamo l'intervista in esclusiva del sindaco. Beh, sicuramente questo taglio degli alberi non è stata una scelta così fatta a cuor leggero. Purtroppo c'erano due esigenze che non erano conciliabili: salvare gli alberi o garantire la sicurezza dei pedoni e delle macchine che salivano lungo la strada provinciale. Logicamente siamo stati costretti purtroppo a dover fare una scelta dolorosa, cioè togliere gli alberi, perché comunque in quei marciapiedi non ci si riusciva più a passare e quindi erano di fatto inutilizzabili. Io di fatto capisco chi protesta perché comunque erano, diciamo, legati affettivamente a quegli alberi, però capisco anche che chi invece protesta perché vuole avere il marciapiede libero e sgombro invece per andare al supermercato è costretto a camminare in mezzo alla strada o comunque ad attraversare la strada per spostarsi sull'altro marciapiede. Purtroppo certe situazioni non sono risolvibili. E quindi poi logicamente l'opinione pubblica si divide, però purtroppo un'amministrazione comunale delle volte deve fare delle scelte e logicamente la scelta di garantire la sicurezza è quella che tra virgolette è costretta a prendere, perché non è che ci sono altre possibilità. Proprio in questi giorni in cui si sono stati tagliati gli alberi, abbiamo rimesso a posto tutta via dei Fossi, abbiamo rimesso a riposto via Vignà, quindi noi stiamo cercando di rimettere a posto, stiamo facendo 145.000 euro d'asfalti, che è un investimento molto grande, che erano penso tanto tempo che non si vedeva a Castel di Lama. Questa è Sì. dimostrazione di quello che è, diciamo, la nostra attenzione per la sicurezza e la viabilità cittadina. Naturalmente, voglio dire a chi si lamenta che questi alberi verranno ripiantati non nello stesso posto, naturalmente, perché sennò ci Certo. ritroveremo con lo stesso problema, ma li pianteremo altrove, dove è anche magari in numero superiore, in maniera tale che, diciamo, il rapporto anche ecologico e complessivo sia comunque rispettato o addirittura migliorato. Questa è una promessa che faccio. Ecco. Io sto sempre in mezzo ai cittadini, o forse magari potrei starci di più, però sono comunque in ufficio, lavoro e lavoro soprattutto per i cittadini e nel senso nell'interesse di tutti. Logicamente, quando non si riesce, come si dice, a Soddisfare. soddisfare tutti, si cerca sempre di trovare la soluzione migliore. Poi, naturalmente, siamo in democrazia, ognuno esprime la propria opinione, c'è chi piace, c'è chi non piace.